Che bello che era quando si poteva discutere di questa cosa e tutti erano d'accordo sul fatto che fosse stata una cagata farlo. E invece adesso, se critichi, purtroppo ti danno contro a prescindere. E sì, te l'hai fatto, te ci guadagnati, hai dovuto farlo gratis. A parte questo, bentornati sul mio canale. E questo giuro è l'ultimo video che faccio per un bel po' di tempo da qui a divenire su Star Wars. Avevo promesso che avrei fatto una recensione del 7 più approfondita, perché quella che ho fatto all'inizio cioè quella che ho fatto una settimana fa, è stata un'impressione a caldo più che una recensione. Ho messo recensione perché purtroppo qualsiasi altra cosa scrivi non fa tag nel titolo, quindi ho dovuto mettere recensione anche se in realtà non era una vera e propria recensione. E tornando a parlare di episodio 7 in una maniera più approfondita, io ho riguardato la vecchia trilogia ieri e con senso molto più critico, cioè sono stato lì ad analizzare film per film e ho scoperto che, a mio parere, la vecchia trilogia funziona nel suo contesto, cioè tenendo conto del periodo storico in cui è stata girata, e che si regge su un perno, che è quello centrale, ovvero L'Impero colpisce ancora. Quello è l'unico film veramente valido di tutta la trilogia. E per analizzare in maniera critica la vecchia trilogia bisogna fare un passo piuttosto innaturale, cioè saltare indietro di un episodio, al 4, che è il migliore dopo L'Impero colpisce ancora, a mio parere, e poi fare due salti in avanti andando a prendere Il ritorno dello Jedi, che è secondo me quello più debole, soprattutto nella parte centrale, cioè è buono nella prima parte e nell'ultimissima parte, però la parte centrale non è che si lega molto poi con gli Ewoks e tutte queste cose qui. Quindi secondo me è più difficile criticare la vecchia trilogia perché bisogna fare salti mortali per riuscire a criticarla, proprio perché ha un fondamento, cioè una colonna portante che è l'episodio centrale, ovvero L'Impero colpisce ancora, che non invecchia, non è mai invecchiato. Mentre è invecchiato è New Hope, o meglio, se voi lo guardate oggi, lo contestualizzate al fatto che quelle cose reggevano negli anni 70, oggi quelle cose non reggono più. Se io vado a raccontare ad un bambino la fiaba di Pinocchio, versione Disney con la balena e non colpisce cane, gli dico che Geppetto è stato inghiottito da una balena, questo mi risponde che è impossibile perché la balena non inghiotte cose grosse. Per dire quanto è più reattivo un bambino oggi che guarda un film. E quindi un remake di episodio 7, di episodio 4, pardon, come è stato episodio 7, non funziona secondo me oggi perché ripropone le stesse tematiche di 40 anni fa e nella stessa maniera, che oggi non funzionano più. Come non ha funzionato, per fare un esempio parallelo, L'allenatore nel pallone 2. Non funziona perché il primo faceva ridere e fa ridere ancora oggi perché tu lo contestualizzi all'epoca, cioè prende per il culo un determinato tipo di cultura degli anni 80 e tu oggi ridi di quello perché sai che, cioè, lo contestualizzi agli anni 80, ma riportato ai giorni nostri non funziona più. E questo è il motivo per cui secondo me anche episodio 7 non funziona. Io avrei fatto una cosa più terroristica, cioè tipo episodio 1, dove si parlava di politica, perché in quel tempo, cioè nel 2002, nel 2000, quello che era il sì, 2000, era più facile parlare di politica e contestualizzare il film alla nostra epoca. Avrei fatto in modo, per esempio, che episodio 7 fosse la nascita dell'alleanza nuova, del nuovo ordine come gruppo paramilitare, queste cose qui. Quindi più contestualizzato i nostri tempi, che è poi quello che ha sempre fatto il linguaggio cinematografico, è sempre stato al passo coi tempi. Secondo me qui Abrams con l'episodio 7 ha fatto una paraculata mostruosa, voleva mettere d'accordo diciamo, il bacino più ampio di utenza possibile e non ci è riuscito, ha fallito, perché come vedete nei like e dislike anche sotto il mio video, che è la mia utenza, non è che faccia statistica di tutto il mondo, però comunque è una statistica, cioè fa comunque statistica. C'ho molti più like che rispetto ai dislike. Non ho mai preso così tanti dislike, ve lo dico subito, però comunque se andate a guardare ci sono comunque molti più like. Questo vuol dire che il film ha spaccato in due, quindi J.J. Abrams non ha messo d'accordo proprio una ceppa di niente, di nessuno. E quindi in questo senso ha fallito. E per me non ha avuto senso fare un remake di episodio 4, perché
le due sceneggiature sono quasi sovrapponibili, soprattutto nella prima parte, quindi non prendiamoci per il culo che si dice citazione. Se io vi dico, c'è uno che infila un messaggio in un droide, poi manda il droide nel deserto a cercare il buono, i cattivi cercano il droide, cioè sto praticamente parlando di episodio 4. Quindi non mi si può venire a dire che è un semplice... sono semplici citazioni e semplici rimandi. Anche poi che la morte nera la tirano giù per la quarta volta consecutiva, entri nella cantina ed è identica a quella di episodio 4, ci sta una citazione. Se tu mi fai tutto un film diverso e mi metti dentro la citazione della cantina va anche bene, ma se tu mi metti dentro la citazione della cantina dopo che praticamente tre quarti di film è uguale all'episodio 4, non è più una citazione, è praticamente una fotocopia. Quindi insomma, diciamo che a me ha deluso per questa ragione. Io mi aspettavo un vero episodio 7, non un remake reboot del 4 e queste cose qui, e questa è una cosa che non mi è andata a genio, a dire del fatto poi la mano Disney, quelle sono tutte percezioni mie, sono cose mie personali che mi possono dare fastidio, ma che non vanno ad inficiare l'opera in sé. Infatti il film preso a sé stante, proprio a parte, funziona, non è che non funziona, però io non posso non leggere Star Wars episodio 7. E io voglio un episodio 7, per questo che il film mi ha totalmente deluso. Ed mi ha deluso soprattutto perché, fatto in questo modo, io sono convinto che non funziona proprio per quello. Secondo me Star Wars, se lo si prende, se non avessero fatto negli anni 70, l'avessero preso di peso, l'avessero riproposto oggi così com'era, secondo me non andava a vedere nessuno, perché non è al passo coi tempi. A parte l'episodio centrale, ripeto, se uscisse oggi Una Nuova Speranza come film unico e da solo, non andrebbe a vedere nessuno. Lo prenderebbero come un film della Pixar, non i CG. Perché è così, cioè, è un film che oggi è troppo infantile, ma un infantile dell'epoca, non dei nostri tempi, dove il bambino è abituato ad usare il cellulare già ed è molto, cioè... Un bambino di 5 oggi batte il bambino me di 5 anni dell'epoca 10-0, in quanto proprio ad essere più sveglio, più reattivo, diciamo più reattivo che più sveglio, perché ha accesso a più informazioni oggi e in modo molto più veloce rispetto a me. Cioè io guardavo quel film e rimanevo così, quello oggi guarda quel film e dice ma perché quello è così, ma perché quello è così, perché quello è così, perché è pieno di informazioni oggi un bambino già da piccolo, cosa che io non ero, quindi... Cioè riproporre nella stessa maniera un prodotto di 40 anni fa oggi non funziona a mio parere. Mi continuano a tartassare con la giustificazione che ma bisogna vedere gli altri due film, ma se quello che avverrà negli altri due film ancora non l'abbiamo visto, non ci si può ragionare sopra. Quando è uscito A New Hope all'epoca, nessuno pensava a Darth Vader nel contesto dei seguiti. Gli ha fatto paura da subito, perché è entrato, ha fatto ammazzare tutti ed ha spezzato un collo per niente. Perché questo qui non gli ha voluto dire dove erano i piani rubati. Quindi non ha senso che J.J. Abrams, Kasdan, chi per loro, scriva sceneggiature continuando a rimanere ancorata a quel contesto. E vi dirò di più. Nel momento in cui... si fa di Luke Skywalker un dio solo che lo si guarda sullo schermo, è lì che secondo me determina proprio la bassezza di tutto il resto, perché nella vecchia trilogia Luke Skywalker è solo un perno messo lì su cui ruota intorno alla vicenda, è il classico buono stereotipato, non è un personaggio profondo profondo come può essere un Darth Vader che cresce e cambia tanto nella trilogia, come può essere addirittura anche l'imperatore, cioè per dire, sono comunque personaggi più profondi di Luke Skywalker che è lì messo lì solo a fare il perno. Quindi nel momento in cui tu vedi episodio 7 e levi Luke a un dio, vuol dire che tutto il resto è piccolo. Quindi questo è il motivo per cui io vado a ridimensionare questo film, è il motivo per cui a me personalmente, ripeto, personalmente ha deluso. Quindi che voi veniate sotto nei commenti, che mi va benissimo il confronto, ci mancherebbe, ma addirittura uno mi ha detto sei solo un coglione, rompicazzo, non mi tange, nel senso che non sto ponendo una cosa come questo è oggettivo, sto dicendo il mio parere, perché secondo me questo film delude, o perlomeno ha deluso le aspettative di molti, non di tutti, perché comunque l'altra metà lo sta elogiando, ma perché secondo me
ha invece deluso aspettative di molti. Questi molti probabilmente si aspettavano un vero episodio 7, quindi che narrasse quello che riprendeva subito dopo episodio 6 e non quella cosa di 30 anni dopo, che poi lascia un buco enorme che sicuramente andrà riempito con fumetti, libri, che ci sta, però il spin-off non deve essere una cosa necessaria a capire la trama del film, deve essere una cosa al limite complementare. Qui, siccome non avranno tempo di spiegarvi tutti i 30 anni prima nei prossimi episodi, perché o fai un prequel o vai avanti con la trama, quel buco resterà, perché nella vecchia trilogia Obi-Wan con due parole vi spiegava come era nato l'impero. Che poi fossero confuse, fossero buttate lì così, non fa niente, c'erano. Qui invece non c'è nulla, non vi dice come è nato il primo ordine, come si è ristabilita l'alleanza, come sono suddivisi i vari le varie centrali della nuova alleanza ribelle. Si vede solo Jakku e un altro paio di manipoli di villaggi, non si capisce come sono organizzati e se sono organizzati, quindi tutto è buttato lì così, nuovo, con 30 anni di buco che andranno riempiti in qualche maniera per capire bene poi che cosa è successo, e saranno riempiti con tutto materiale spin-off. Ma ripeto, lo spin-off non deve essere una cosa necessaria, deve essere una cosa complementare, perché non esiste che tu mi stai facendo un film e dici: ah, se vuoi capirlo vai a comprarti il fumetto. Ma oh, quindi secondo me è per questo che Star Wars 7 non vale, cioè non è valso le mie aspettative, quindi tutto il mio hype, tutta la speranza che ci ho buttato sopra non li vale. E quindi questo era tutto. Non voglio dilungarmi, non voglio fare video lunghi 20 minuti o 40 minuti, peggio ancora, perché so che tanto poi non li guarda nessuno, anche perché non sono così interessante poi nell'esprimere le mie opinioni, credo. E quindi per questo video è tutto, e anche per Star Wars è tutto. Star Wars lo chiudo qui, tanto dovevo a chi si è iscritto grazie alla recensione che ho fatto così a caldo, e comunque anche quelli che si sono iscritti per i video che ho fatto sulle curiosità riguardo Star Wars, qui tanto dovevo a loro, e quindi per tanto tempo adesso Star Wars lo accantono, poi magari ne parlerò più avanti ancora, perché tanto poi ci sarà anche episodio 8, episodio 9, va bene, però per il momento lo chiudo qui e ringrazio come sempre per aver seguito i miei video. Iscrivetevi al canale se siete qui, che passate per la prima volta, se vi piace quello che faccio, come lo faccio, eccetera, eccetera. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!